Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono qua per aggiornarvi col nostro torneo La Città Migliore d'Italia, un torneo in cui state votando voi per la città che vi piace di più. La scorsa volta siamo rimasti a 8 squadre, quindi con 8 squadre ci saranno 4 partite. Le partite in questa round erano Roma contro Firenze, Torino contro Verona, Milano contro Bologna e Napoli contro Venezia. Quindi in questo video vedremo chi ha vinto che cosa e poi ci saranno le ultime 3 partite per decidere un campione e potete votare adesso per la ultima parte, le ultime 4 città dopo aver visto questo video e dopo aver scoperto chi sono le ultime 4 squadre. Quindi iniziamo con la prima partita, una partita di 2 poteri grandissimi e importantissimi dell'Italia. C'è stata Roma e Firenze. Quindi cosa avresti votato tu? Pensaci, tutti gli italiani hanno votato. E ragazzi, tra Roma e Firenze voi avete scelto Firenze con 48% del voto, Roma aveva 44% e 8% ha detto che non c'è una preferenza. Quindi Firenze andrà avanti e questa è la fine della strada per Roma. Mi dispiace, io voglio aggiungere che ho vissuto per 2 mesi a Firenze e 10 mesi a Roma, quindi sono un po' di parte a Roma, ma non mi dispiace, Firenze andrà avanti. Andrà contro o Torino o Verona. Quindi tra Torino e Verona cosa avresti scelto tu? Beh, tutti gli italiani hanno votato e in questa partita ha vinto Verona, sorprendentemente, con 50% del voto. Torino aveva 41% del voto e 10% di nuovo ha detto nessuna preferenza. Quindi Verona andrà contro Firenze nel Final Four, la semifinale di questo torneo. Però dall'altra parte del torneo c'erano ancora 2 altre partite da scoprire. Quindi vediamo Milano contro Bologna. Milano è una città così famosa all'estero, però Bologna, con la prima università al mondo, è anche una città molto importante. Ma voi avete scelto e avete scelto tra Milano e Bologna. Milano, sempre con 50% del voto, Bologna 42% e 8% ha detto che non si importa. Milano è entrato nel Final Four insieme a Firenze e Verona. E Milano andrà contro una delle seguenti 2 squadre, o Napoli o Venezia. Quindi Napoli e Venezia, chi avresti votato tu? Beh, gli italiani hanno votato e hanno scelto tra Venezia e Napoli. Venezia con 64% del voto. Napoli aveva solo 30% di questo voto. Quindi nel prossimo round, nel semifinale, avremo Milano e Venezia e, come dicevo prima, Firenze e Verona. Una di queste 4 città sarà il campione. Potete andare a votare adesso per chi vuoi che vinca. Andateci adesso, è molto facile, non devi iscriverti a niente, non devi pagare o niente, è molto facile e veloce, finisci così. E potete votare sia per il semifinale che il finale, perché ho lasciato tutte le possibilità, così non devo fare un video aggiornamento di solo 2 partite. Quindi il prossimo video che esce su questo tema sarà proprio il campione e vedremo chi ha vinto la città migliore d'Italia. Quindi ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato, mi sto divertendo, questi risultati sono interessanti secondo me e avete scelto le ultime 4 squadre. Nel prossimo video vedremo chi vincerà tutto quanto. Quindi ragazzi, o Firenze o Verona o Milano o Venezia. Poi avremo il finale tra 2 squadre e avremo finalmente un campione. È stato un piacere, andate a votare, ci vediamo alla prossima. Peace!